Ok, Michele. Salve a tutti cari amici, oggi parleremo di un gioco molto amato, ovvero Super Mario USA per Famicom, versione giapponese di Super Mario Bros. 2 per Per NES. NES, sì. Ok. Allora, oggi vi facciamo vedere pure la copertina, Allora, fai della co... l'unboxing, facciamo Allora, questo è un attimo il gioco. l'unboxing, Fai della questo è il retro co... gioco, questa è la retro cover. Vedi, Tutto Super in Mario USA. giapponese, tutto in giapponese. Sì, ok. Ora fa Ora l'unbox. apriamo. Prendi la cartuccia rosa. Ben Questa è la cartuccia. La differente dalla versione NES, ovviamente. Ecco retro qua. Questa cartuccia, eccola qua. Poi c'è una penso la reg card. No, no, questa... spiegazione per la spina. Dove metto la spina? Prendi il manuale. Sfoglialo come al solito. Se... Sfoglia, sfoglia. Non ti preoccupare, abbiamo tempo. I quattro personaggi selezionabili. Sì. Sì. Mario, Luigi, Todd e la principessa Peach. Va, sfoglia. Belle queste illustrazioni. Tutto giapponese, ovviamente. Sfoglia più aperte le pagine. Se tutto Ok. Vabbè, Super questo. Mario Bros. 2 lo conosceranno tutti. È un titolo Sì, molto popolare degli... è famoso. Uscito pure Super Mario Odyssey per Switch. Sì, anche se non c'entra un cacchio. Questo dove lo mettiamo? No, Sì. vabbè, ho voluto io Prendi la cartuccia, puntualizzare. allora togli la bustina attorno. Posa la bustina. Inserisci la cartuccia nella console. Eccolo qua il Nintendo Famicom, che sarebbe la versione giapponese del NES. Devo accendere prima? No, 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 mettila. Così. Sì. Ecco Incastra, è qua, fatto. incastrato. Sì, è andato. Power, ecco qua. Ok. E ora un po' di gameplay. Prendi il gioco. Ma si può aprire l'uovo senza il ceppo? Sei un No, 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 ho grande. fatto partire prima una. Mettiti più a destra. Bella sta musica. Qua racconta la storia. Praticamente Super Mario ha aperto una porta dopo aver scalato un edificio. Dopo, vabbè, comunque praticamente è stato catapultato in un regno, in un mondo dei sogni praticamente. Scegli il personaggio. Scegliamo Mario. Eh sì, il protagonista. Questo è un gioco storico. Come ti sembra da quel po' che stai vedendo? Bello, ricordare i vecchi Mario, però questo veramente è formidabile. Pure le rape quando le si stippano a terreno, Gli quando effetti sonori uccide sono i nemici. simpatici. Sì. È gradevole come gioco. È colorato, diciamo, è differente da Super Mario Bros. Hai giocato solo il primo Super Mario Sì, non ci ho Bros. mai giocato a questo, tipo la verità. E stai notando delle differenze. Sì. Per esempio. Per esempio, già che il primo livello appare così pieno di nemici e ci stanno pure queste montagne con là Montagne. ci stavano le stelline che potevi prendere per trasformarti, invece qua basta una semplice. Vedete come stai giocando? Premi il pulsante per setta, questo è quello per correre. Ah, Shippy Rap, serve. Questo mi sembra la musica del boss. Sì. Dove sta andando? Cosa fa? Eh sì, Birdo, questo non si è mai capito se è femmina o maschio questo. È un travestito, diciamo, è il primo personaggio dei videogiochi travestito. È un po' come te in alcuni sabato sì. Ha un cuore, qua praticamente c'è l'energia a differenza del primo Super Mario. C'è i cuori praticamente. Sì. Questo serve a guadagnare le vite extra. C'è l'ultimo, vabbè. Ok, possiamo leggere la recensione. Cari fans, oggi parleremo di un gioco piuttosto celebre, Super Mario USA del 1992 per Nintendo Famicom. Ristampa per il mercato giapponese del noto Super Mario Bros. 2, Due.
del 1988 per NES. Sì. Quest'ultimo era semplicemente un hack di un vecchio platform del 1987 chiamato hack chiamato Doki Doki Panic, basato su uno show dell'epoca, sostituendo Mario e Company al posto dei personaggi dello show. Allora, fammi spiegare meglio. Occidentale. Per il mercato occidentale, praticamente per il mercato occidentale, invece di lanciare il Super Mario Bros. 2 originale giapponese, che era un gioco molto simile al primo Super Mario Bros., era quasi identico al primo Super Mario Bros., i giapponesi decisero praticamente di fare questo hack di Doki Doki Panic e rilasciarlo in Occidente come Super Mario Bros. 2, capito? Sostituendo i personaggi di Mario al posto dei personaggi di Doki Doki Panic. Ok, continua a leggere. Il gioco dello show, il gioco graficamente si presentava bene, molto colorato, con personaggi ben disegnati e animati, sì, e scenari ben variegati. Le, sì, musiche si adattavano bene al contesto di Super Mario e gli effetti sonori erano funzionali al contesto. Sì. Il gameplay era fondamentalmente diverso dal primo Super Mario Bros. Sì, dal primo Super Mario Bros. I nemici andavano abbattuti lanciando contro di loro rape, bombe o altri nemici. Sì. I livelli si sviluppavano spesso in verticale. C'era anche il POV, il blocco POV che distruggeva tutti i nemici attorno. Vabbè, proprio che se l'ho aggiunto. E i boss di primo i boss di fine livello erano differenti a differenza del primo Super Mario. Nel primo Super Mario il boss era sempre quello, era sempre Bowser. Invece in questo qua ogni boss di fine livello era differente dall'altro. Ok, sì. In conclusione, un gioco storico molto apprezzato in Occidente e sicuramente molto stimato anche in Giappone. In Giappone sicuramente l'avranno stimato, anche se un po' in ritardo rispetto a noi occidentali. Allora, Michele, fammi un po' l'imitazione di Super Mario che elimina uno Shy Guy con una rapa. Prendi la rapa. Sollevala. Aspetta, inquadro lo Shy Guy. Mettiti più verso sinistra, più lontano. Più sinistra, no, più lontano. Ok, lancia. Ok, l'hai ucciso, povero Shy Guy. Uno dei nemici, diciamo, storici di Super Mario Bros. 2. Allora, Michele, dici mamma mia, come dice Mario? Mamma mia! Mamma mia! Ok, saluto ai tuoi fans. Un saluto a tutti i fans. Un saluto a tutti i fans, grazie per... Grazie per averci seguito in questo ennesimo capitolo dei video che facciamo. Abbiamo trattato un gioco e speriamo che vi sia piaciuto. Un gioco che sicuramente molti di voi avranno giocato nella loro infanzia. Sì, sì, sì. Super Mario Bros. 2, chi è che non lo conosce? Un gioco celeberrimo. Sì. E vi invitiamo a seguire pure gli altri video che faremo la prossima volta. Ok.